Le proiezioni centrali o coniche fanno parte delle tecniche di rappresentazione della geometria descrittiva. Siamo nel caso in cui i raggi proiettanti hanno in comune un punto proprio C, anche detto centro di proiezione o punto di vista. L'immagine che si crea a seguito delle operazioni di proiezione e sezione si chiama proiezione prospettica o prospettiva. Tra tutti i tipi di rappresentazione, la prospettiva è il metodo che più imita il nostro modo naturale di percepire la realtà. Vediamo ora la terminologia che si utilizza per descrivere gli elementi di questo metodo di rappresentazione. Il piano che si interpone tra il punto di vista e l'oggetto da rappresentare prende il nome di quadro prospettico, o più semplicemente quadro. I raggi proiettanti prendono il nome di raggi visuali. Il piano su cui è appoggiato l'oggetto da rappresentare si chiama piano di terra o piano orizzontale o geometrale. Esso è un piano immaginario che interseca il piano del quadro e si estende all'infinito nell'orizzonte. La linea di orizzonte è una linea immaginaria, orizzontale, che rappresenta l'altezza dell'occhio dell'osservatore rispetto al piano di terra. L'intersezione tra il quadro e il piano di terra prende il nome di linea di terra. A seconda della posizione relativa tra i raggi visuali, il quadro prospettico e l'oggetto, si differenziano tre tipi di prospettive: centrale o frontale, accidentale o d'angolo e razionale o a quadro inclinato. Nella prospettiva centrale, il quadro è parallelo a una delle facce dell'oggetto ed è verticale rispetto al piano di terra. In queste proiezioni ortogonali che descrivono le posizioni reciproche degli elementi, la faccia definita dagli spigoli blu verticali e magenta orizzontali è parallela al quadro, mentre gli spigoli orizzontali verdi sono perpendicolari al quadro e paralleli al piano di terra. Se immaginiamo le posizioni reciproche degli elementi in tridimensione, possiamo capire meglio la situazione. Osserviamo ora la proiezione prospettica corrispondente. Gli spigoli del cubo che abbiamo posizionato paralleli al quadro, blu e magenta, rimangono paralleli anche nell'immagine prospettica. Gli spigoli perpendicolari al quadro, verdi, convergono verso un punto di fuga sulla linea di orizzonte che, nel caso della prospettiva centrale, prende il nome di punto principale, che sarà il punto di fuga di tutte le linee perpendicolari al quadro e parallele tra loro. Se sposto il cubo ma mantengo la condizione di parallelismo al quadro di una faccia, mi trovo sempre nella condizione della prospettiva centrale. Grazie al fatto che la prospettiva è il metodo che più imita il nostro modo naturale di percepire la realtà, possiamo simularla usando la camera del nostro cellulare. Iniziamo proprio dalla prospettiva centrale e per farlo posizioniamo all'interno di una stanza il cellulare parallelo alla parete di fondo e scattiamo una foto. L'obiettivo della nostra camera è il punto di vista e lo schermo è il quadro. Se evidenziamo le linee parallele nella realtà, noteremo che le orizzontali e verticali parallele al nostro cellulare saranno parallele anche nella fotografia. E le linee orizzontali perpendicolari al nostro cellulare convergeranno nello stesso punto di fuga, il punto principale. Passiamo ora alla prospettiva accidentale, detta anche prospettiva d'angolo. Nella prospettiva accidentale, il quadro è parallelo alla verticale dell'oggetto da rappresentare ed è verticale al piano di terra. Anche in questo caso usiamo le proiezioni ortogonali per descrivere le posizioni reciproche degli elementi. Gli spigoli blu verticali del cubo sono paralleli al quadro. Tutti gli altri spigoli, gli orizzontali magenta e verdi, sono obliqui al quadro e sempre paralleli al piano di terra. Se immaginiamo le posizioni reciproche degli elementi in tridimensione,
possiamo capire meglio la situazione. Nella proiezione prospettica corrispondente alle posizioni definite degli elementi, possiamo notare che gli spigoli del cubo che abbiamo posizionato paralleli al quadro, quelli verticali blu, rimangono paralleli anche nell'immagine prospettica. Gli spigoli orizzontali obliqui al quadro convergono in due distinti punti di fuga, destro e sinistro, giacenti sulla linea d'orizzonte, uno per ogni gruppo di linee parallele. Il punto di fuga destro per gli spigoli magenta e il punto di fuga sinistro per gli spigoli verdi. Sempre con la camera del nostro cellulare, all'interno della stanza, possiamo creare una foto in prospettiva accidentale, posizionandoci paralleli alle verticali della stanza, ma obliqui rispetto alle linee orizzontali. Evidenziamo le linee parallele nella realtà e noteremo che anche in questo caso le verticali saranno parallele anche nella rappresentazione e le linee orizzontali convergeranno in due punti di fuga distinti posizionati all'esterno della nostra foto. Seguendo il ragionamento fatto fino ad ora, manca solamente la terza condizione, in cui il quadro non è allineato con nessuno spigolo del nostro cubo. Si tratta della prospettiva razionale, in cui il quadro è inclinato rispetto al piano di terra e rispetto all'oggetto. Possiamo usare queste proiezioni ortogonali per descrivere le posizioni reciproche degli elementi. I casi che possono essere analizzati sono due. Nel primo, lo sguardo dell'osservatore è rivolto verso l'alto e nel secondo verso il basso. In tutti e due i casi, tutti gli spigoli del cubo sono obliqui al quadro. In entrambi i casi, nella rappresentazione prospettica, oltre ai due punti di fuga destro e sinistro, corrispondenti ai punti di fuga degli spigoli orizzontali, avremo un terzo punto di fuga, dove convergeranno le linee verticali. Nel caso in cui l'osservatore rivolga lo sguardo verso l'alto, il terzo punto di fuga è posizionato in alto. Viceversa, nel momento in cui l'osservatore guarda verso il basso, il terzo punto di fuga sarà in basso. Evidenziando le rette parallele su due fotografie con un punto di vista inclinato verso l'alto o verso il basso, possiamo capire la logica con cui riconoscere la prospettiva razionale.